Buongiorno, Buongiorno. di nuovo buongiorno. Allora, oggi presentiamo l'Italian Youth Forum, che è quindi il forum dedicato ai giovani dell'UNESCO che si terrà ad Urbino, avevo visto prima che sembra dal 4 al 7 aprile, se non ricordo, sì, da 5 al 7 aprile di quest'anno. E io devo ringraziare in maniera particolare l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO perché hanno voluto realizzare questa iniziativa innanzitutto ad Urbino, che comunque è una città importante sia per quello che riguarda l'aspetto artistico, architettonico, quindi culturale della nostra regione. E sicuramente proprio anche per il tema che è stato scelto relativamente a questo forum, a questo appuntamento, che è il tema dell'acqua, perché comunque Urbino diciamo che si colloca a metà strada tra i monti e comunque il mare ed è attraversata sicuramente da fiumi, quindi ecco, credo che sotto questo punto di vista sia stata appunto la città ideale. Ma devo ringraziare in maniera particolare anche i ragazzi, soprattutto perché hanno scelto di trattare un tema ambientale che è un tema molto, molto importante e significativo. Il fatto che ci siano dei giovani che siano sensibili a questi temi a noi diciamo ci conforta, perché il tema ambientale purtroppo è un tema sul quale tutti noi dobbiamo interrogarci, dobbiamo comunque stare sempre attento. E queste iniziative, quando partono dai giovani, che per noi rappresentano comunque il futuro, significa che siamo sulla buona strada. L'acqua sappiamo perfettamente che è un elemento indispensabile e fare questi workshop, questi eventi, queste iniziative, seminari nella città di Urbino sarà proprio anche il momento per condividere insieme anche magari delle best practice, comunque capire la direzione verso la quale andare. E siamo orgogliosi che questo forum si svolga nella Regione Marche e ad Urbino anche perché prima ha toccato città importanti come Matera, come Parma, come Cagliari, Torino e poi appunto viene nelle Marche e quindi anche questo è per noi sicuramente un aspetto importante. E sono anche particolarmente felice perché la cultura, che comunque è la mia delega, in questo caso sostiene l'ambiente. E questo sta anche a significare il fatto che la cultura comunque sia trasversale, quindi la cultura molto spesso no, viene forse relegata troppo all'evento, la mostra, l'incontro, invece in questo caso addirittura va a sostenere un tema che credo riguardi tutti, che è appunto il tema dell'acqua, il tema quindi dell'ambiente. Quindi anche questo ne sono particolarmente felice. E perché comunque coinvolge i giovani e quindi che si raccorda con la nostra delega sulle politiche giovanili. Ringrazio in maniera particolare il consigliere Marco Osili perché comunque si è fatto promotore di questa conferenza stampa, di questa iniziativa. E ringrazio ovviamente, ci diamo del tu, per la presenza qui oggi nella nostra regione. Grazie. Intervenire tu o lascio Vabbè, ok, allora, siamo ben contenti come Regione Marche, come diceva l'assessore, di ospitare queste giornate che hanno una rilevanza più che nazionale. La Regione Marche ha quindi deciso di supportare adeguatamente attraverso l'assessore questa iniziativa e quindi vi ringraziamo. L'UNESCO ha a che fare con il patrimonio che abbiamo tra le mani, che abbiamo ereditato. Il fatto che tanti giovani intorno all'UNESCO si mobilitino per conservare, difendere, valorizzare e far conoscere questo patrimonio significa che questo patrimonio può avere un futuro. Quindi l'iniziativa ha una sua rilevanza particolare e anche generale, perché riesce a ricordarci quanto questo patrimonio che abbiamo tra le mani deve essere ereditati poi a chi verrà dopo di noi. Quindi, una bellissima iniziativa con dei valori generali che
che sentiamo fortemente vicini anche a noi, noi che come Regione Marche, tra l'altro, tendiamo a investire sui nostri borghi, sui nostri centri storici, no? Che sono il luogo, la culla di quello stesso patrimonio. Vai, ringrazio, buongiorno a tutti intanto. Ringrazio l'assessore Biondi e il consigliere Marco Dili per appunto avermi dato l'opportunità di presentare questa iniziativa e attraverso questa conferenza stampa. Sì, come ha sottolineato più volte l'assessore, la parola chiave è protagonismo giovanile. Infatti questa associazione, che appunto si chiama Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, è costituita da giovani da 18 a 35 anni. Quindi l'obiettivo principale di questa associazione, sì, è vero, è quello di trasmettere, divulgare i temi legati a educazione, scienza e cultura, che sono i tre pilastri dell'UNESCO, ma dai giovani per i giovani. Non deve essere solo una cosa limitata al giovane, è aperta a chiunque, però comunque, come ha più volte sottolineato l'assessore, è quella appunto di la facilità di trasmettere verso un pubblico giovanile questi valori, questi principi. Ogni anno noi proponiamo questo Italian Youth Forum, che è giunta alla sesta edizione, con un tema specifico. Ogni anno scegliamo un tema su cui poi affrontare un dibattito, un dialogo tra i giovani, ma anche ospiti tra loro, anch'essi giovani. Quest'anno abbiamo scelto il tema dell'acqua come patrimonio naturale e culturale. Infatti, nella giornata di sabato abbiamo dedicato questi tre workshop tematici in cui saranno coinvolti diversi ospiti, soprattutto ospiti giovani, dottorandi, ricercatori e anche giovani ragazzi di volontariato che appunto operano nell'ambito dell'acqua. Quindi questi tre workshop, uno più ambito scientifico, in cui sono coinvolti gli atenei marchigiani, uno più ambito culturale, in cui c'è anche il Ministero della Cultura, in cui viene studiato il rapporto tra uomo e acqua, e un terzo è quello di la comunicazione, per come tramandare, come comunicare e divulgare i principi, i valori per la conservazione, valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio acqua. Siamo molto contenti di fare questo forum nelle Marche, ci tenevo tanto a portare questo forum nella nostra piccola regione, piccola ma grande, e inoltre anche sulla sua caratteristica della regione plurale, rende appunto questo tema molto vario. Abbiamo scelto Urbino appunto perché, oltre che patrimonio dell'umanità della regione Marche, sembrava appunto il luogo più consono per poter svolgere questa iniziativa. Ringrazio anche il Comune di Urbino per i patrocini che ci hanno concesso per appunto fare questo forum della questa splendida città. Invitiamo tutti i cittadini della regione Marche, soprattutto i giovani, a partecipare a questa iniziativa, è aperta a tutti. Poi ovviamente ci sono anche delle iscrizioni particolari, cioè è aperta gratuitamente a tutti. Mi invito in particolare all'evento plenario che ci sarà sabato pomeriggio, in cui ci sarà anche ospite di stampo nazionale e internazionale, in cui appunto animeranno un po' la serata e il dibattito per appunto tirare fuori una sorta di output che possa essere trasmesso poi alle future iniziative e quindi far continuare anche questo ciclo di iniziative legate al tema dell'acqua. Grazie. Perfetto, non so se abbiamo domande. Ecco, perfetto.